perla del tessuto urbano è la Piazza Nova, oggi Piazza Rostea, dove ogni anno si tengono le corse a Palio. Incorniciata poi questa piazza da palazzi rinascimentali, interrompe l'antica via dei Prioni, l'attuale corso Porzamare. La settecentesca chiesa di Santo Spirito fa da contrappunto ad altre più antiche sparse nel territorio, Santa Maria della Consolazione e San Giovanni Battista. L'impresa sui colori giallo e verde è la granata svampante caricata del motto loco et tempore, scoppiava nel luogo e al momento giusto. Fu impresa personale di Alfonso I, il duca artigliere, che seguiva appassionatamente la costruzione delle colubrine. Suoi erano i cannoni nelle famose battaglie di Polesella del 1509 e di Ravenna nel 1512. Troviamo la granata scolpita nella colonna d'angolo di Palazzo Rondinelli, Piazza Rostea, angolo via Fossati, e nella base di un pilastro interno del Tempio di San Cristoforo alla Certosa. Nelle insegne della contrada è presente anche il leone rampante per ricordare l'antico borgo del Leone, che si trovava un tempo fuori della città, nei pressi della Torre dei Leoni, utilizzata come difesa a nord della città, attorno al quale venne poi costruito nel 1385 il castello Estense. Presentiamo il rione di Santo Spirito. Thank you.
del Santo Spirito, noi vi ringraziamo per l'accoglienza che avete riservato a tutte le contrade, alle quali va il nostro applauso per tutto il bellissimo corteo che hanno presentato. L'appuntamento è per naturalmente domenica prossima in Piazza Rosea per le gare. Da Maurizio Olivari grazie per l'accoglienza e come sempre, Este, viva!